Os 2023 continua, ci troviamo allo stand di Geos e Vendomat che quest'anno si presentano insieme a Os 2023 in uno stand davvero molto ben allestito. Ce ne parla Ernesto Piloni, il direttore commerciale di Vendomat e Geos. Ciao Ernesto e bentornato. Ciao Fabio, bentrovato e bentrovati anche tutti i telespettatori di OrecaTV.it. Ernesto, alle nostre spalle ci sono diversi modelli macchine marcati Dr. Coffee. Lo stand è bellissimo, spaziosissimo, molto ben frequentato in questi giorni. Raccontaci perché siete qui. Distribuiamo Dr. Coffee da ormai qualche anno. Questa è la prima presentazione al mercato ufficiale. Vendomat e Geos sono insieme per aggredire, diciamo, comunque affrontare il mercato Oreca dell'hotellerie facendo di Dr. Coffee uno degli strumenti cardine per affiancare torrefattori in questo tipo di attività. Quali sono le macchine, la tipologia di macchine che state proponendo in questo momento al mercato dell'Oreca? Sono macchine super automatiche, tutte touch, non abbiamo nessuna macchina analogica. Chiaramente sono macchine prettamente studiate anche per il self-service, quindi prime colazione, lounge e anche indirizzate ai ristoranti che vogliono provare una nuova esperienza un po' distante dalla classica due gruppi, ma che permette dei grandi vantaggi e di risparmio energetico e anche di qualità in tazza. Siamo al quinto giorno, avete avuto davvero una gran bella frequentazione negli ultimi quattro giorni, tirando un po' le somme in attesa di stasera, quando saranno andati tutti via, sarà conclusa questa manifestazione. Come è andata intanto questa edizione di OS 2023 per voi e quale percezione avete avuto di interesse rispetto alla vostra proposta? Allora, siamo estremamente soddisfatti, non abbiamo un metro di paragone perché per noi è la prima esperienza, ma devo dire che secondo me è da replicare, perché il successo e l'afflusso nazionale, che è principalmente quello che a noi interessa, e dei paesi limitrofi è stato davvero davvero interessante. In questa occasione abbiamo presentato anche lo Smart Fridge, che è per l'hotellerie secondo noi uno strumento oggi che potrebbe generare numeri interessanti e un servizio aggiuntivo che oggi manca in quelle strutture ricettive dove il cliente viene coccolato e ha bisogno di un servizio di 24 ore. Possiamo dunque dire che anche Geos e Vendomat, attraverso questa prima presentazione e presenza a OS 2023, entra nel mondo della fornitura di sistemi e servizi per la ristorazione automatica a tutti gli effetti, che si abbina proprio ai distributori automatici con prodotti food service e Oreca. È una deriva della distribuzione automatica. Lo Smart Fridge ha un appeal e un approccio al momento di consumo completamente diverso. Riusciamo, dopo due anni e mezzo di ricerca e sviluppo, ad avvicinarci con un prodotto ready to market. Il caffè invece ha una dimensione tutta sua, il sistema di pagamento è un optional raro e sono attrezzature in self-service. È chiaro che la struttura Geos Vendomat oggi è presente in 10 sedi, abbiamo una sede ogni due regioni, un servizio tecnico approfondito per cui riusciamo a dare una disponibilità di prodotto e di assistenza tecnica di tutto rispetto. Non è un'esperienza nuova perché sono due anni che ci stiamo allenando per il kick-off di oggi e puntiamo chiaramente ad avere dei risultati per i prossimi tre anni di tutto rispetto in questo settore seminuovo. Ernesto, forniamo dunque a tutti loro un indirizzo di posta elettronica nel caso in cui desiderino maggiori informazioni.
entrare in contatto con voi per avere la visita di un commerciale e chissà iniziare una relazione commerciale con Geos Vendomat. L'ufficio relazioni e marketing è guidato da Lara Biccheri, per cui darei la sua mail che è lara.biccheri@vendomat.it. Ernesto, grazie per la collaborazione, ci rivediamo prestissimo, credo, al SIGE. Grazie a te Fabio di questa opportunità e buon lavoro e buona continuazione ad Ost.